550 giovani delle quarte e quinte classi superiori della provincia di Ferrara hanno visitato le aziende del territorio nel corso di Imprese Aperte, l'iniziativa di educazione all'imprenditorialità organizzata ogni anno dalla CNA di Ferrara. Per le imprese è un'occasione di entrare in contatto con tanti ragazzi desiderosi di affacciarsi sul mercato del lavoro. Per gli studenti è un'occasione per vivere in prima persona la realtà di un'azienda di successo del territorio. Qui siamo alla Cablagi Iosco di Argenta, che ospita in visita una rappresentanza di studenti dell'Istituto Tecnico di Porto Maggiore. L'azienda fa assemblaggi di apparecchi di illuminazione. È un'azienda che è nata nel 97, abbiamo festeggiato i 20 anni lo scorso anno. Assembliamo apparecchi di illuminazione da cablaggi, cavi, collaudo, chiusura, controllo qualità, tutto quello che è un apparecchio per illuminazione. E che tipo di mercato, diciamo, è il vostro? Allora, noi prevalentemente abbiamo un mercato di alta gamma, cioè nel senso che le lampade non vanno in centri commerciali, mercatoni o grandi aziende di mobilifici, ma ci sono dei showroom, delle cose specifiche di alta gamma dove i rivenditori propongono ad architetti, a comunque persone che devono creare degli ambienti, questi prodotti di nicchia, diciamo. Abbiamo molta richiesta perché negli anni il signor Iosco ha saputo creare una linea di produzione ottima, insomma, e diciamo che al 90% lavoriamo con un unico committente. Gli anni della crisi come li avete attraversati? No, non c'è stata crisi. Non c'è stata crisi perché, lavorando anche molto con l'estero, la nostra committente non ci sono stati momenti di crisi. Ecco. Dimmi qualcosa dell'impressione che hai nel visitare un'azienda come questa. Ma è molto interessante vedere come avvengono i processi produttivi e di assemblaggio e naturalmente vedere anche la gestione aziendale mi interessa molto perché è l'indirizzo scolastico che faccio. Ecco, probabilmente in un futuro ti troverai di fronte a temi di gestione aziendale. Certo, però io ho più interesse per la programmazione informatica di un'azienda. E questo tipo di visite che ne pensi? Beh, molto interessante, un'esperienza utile io penso. E volevo dire due parole riguardo a questa azienda perché ho frequentato lo stage per 2 anni. È un'azienda molto, molto bella, mi piace molto lavorare qua, c'è molto lavoro, meglio così. E i compagni di lavoro sono molto gentili, mi hanno aiutato molto e niente. Quanto tempo hai lavorato qua? 2 anni, ho fatto stage in terza, quarta e poi ho smesso e sperando di lavorare anche finita la scuola. A Porto Maggiore visitiamo la TRT di Tiziano Realdini, azienda che si occupa di costruzione di parti meccaniche e che ogni anno ama accogliere le visite degli studenti. Oggi nell'azienda ci sono 2 classi di studenti dell'Ipsa di Argenta. Dunque, noi facciamo meccanica di precisione su disegni che ci commissionano i clienti, principalmente del settore del bolognese dove ci sono le famose ditte che fanno il packaging, quindi degli impacchettamenti alimentari di ogni genere e quindi il settore è molto forte e ci commissiona disegni particolari di qualsiasi tipo, quindi che va dalla plastica all'acciaio inossidabile che si può essere alluminio. La nostra attività principale è proprio quella del fornire al cliente il particolare che poi lui monterà sulle proprie macchine. Questi incontri con gli studenti danno qualcosa? Dunque, per me è importante che gli studenti vedano con mano queste realtà, perché chiaramente siamo stati studenti anche noi e non ci si rende conto che quello che vai a studiare poi realmente, non tutto chiaramente, ma realmente ti serve in tante piccole cose. E questi incontri secondo me sono importanti perché loro debbano avere un po' di entusiasmo in quello che vedono per andare avanti con gli studi. E come lo vedi il tuo futuro dal punto di vista del lavoro? Vedo che bisogna imparare molto perché non si ha un ruolo fisso, ma bisogna imparare tante cose e quindi non bisogna mai smettere di imparare. Qual è l'impressione che ti sei fatto a visitare questa azienda? L'azienda mi sembra una bella azienda, stabile,
Di sicuro la tecnologia qua è avanzata, perché vedo le macchine, ad esempio questa, che fa 5 assi, cioè una bella azienda. Troverei anche a lavorarci. Incontrare le aziende, toccare con mano, vedere, è utile per voi? Secondo me sì, perché solamente a scuola non si impara bene le varie problematiche, le varie problematiche di un'azienda o le varie rature. Invece assistere dentro un'azienda vedi i pezzi, i reali, e puoi toccare, riesci a vedere meglio e riesci anche a capire meglio. Tu che ne pensi? Anche secondo me, stare in contatto con l'ambiente lavorativo, capire meglio. Qual è la tua opinione rispetto a questi incontri in azienda? Beh, gli incontri in azienda gli allargano fondamentalmente il campo di visivo. Questa è secondo me la cosa più importante, perché escono ovviamente dall'ambiente protetto che è la scuola e vedono il mondo esterno, vedono il mondo lavorativo e non solo l'officina ma anche la parte amministrativa, gestionale, imprenditoriale. Ultima tappa la CPM Costruzioni Meccaniche di Stefano Castaldini, che ha da poco festeggiato il 20° anno di età. Qui incontriamo un'altra rappresentanza dei giovani dell'Ipsia di Argenta. Noi siamo viviamo in una regione dove l'azienda manufatturiera è molto sviluppata, qui dà un'opportunità di lavoro appena usciti dalla scuola, e come scuola è un'ottima scuola per approcciarsi al mondo del lavoro direttamente. Questa visita com'è andata? Che impressione aveva fatto questa azienda e più in generale il fatto di vedere un'azienda in movimento? Beh, non pensavo che nell'area di Porto Maggiore si potesse trovare un'azienda così. Sono rimasto colpito perché ho visto che comunque è lavoro interessante, a me personalmente piace, e ho visto anche che è molto richiesto, perché ci sono alcune macchine che non tutti sanno usare, ci sono poche persone che sanno utilizzare al meglio le macchine utensili. E tu che ne pensi? Io penso che in questa azienda una cosa che ho visto è che ci sono macchine di alta qualità, di ottima tecnologia, che stanno puntando anche sull'azienda 4.0. Come nasce e cosa fa CPM? Niente, CPM nasce nel 96, l'ho fondata io medesimo, dopo 10 anni di esperienza tramite un'esperienza fatta in un'azienda locale qui di Porto Maggiore. E niente, sono nato in un piccolo fienile di campagne con pochi elementi. Oggi siamo qua dopo 22 anni, 26 persone, e costruiamo pezzi per macchine automatiche, costruiti con centri di lavoro, fresature e torniture, controllo numerico. E dopodiché da 4 anni a questa parte abbiamo anche messo in campo il montaggio, l'assemblaggio di questi particolari costruiti da noi. Questi incontri con gli studenti sono utili all'azienda, secondo lei? Io penso che ultimamente tramite CNA e anche altre aziende, diciamo così, altre attività locali sono molto utili. Per quale motivo? Perché vedo anche oggi stesso un interesse che non credevo negli allievi, nei giovani. Vedo qualcosa in più che mi dà soddisfazione. Tu il tuo futuro come lo vedi? Lo vedo incerto, nel senso che comunque la certezza di cosa fare non c'è, perché comunque, come si sa, è un periodo un po' che si prende quello che si ha, si può dire. E io spero di riuscire a crearmi la mia carriera per quello che voglio fare, cioè riparatore auto, quindi magari andare o in catena di montaggio, che può essere, come dire, può essere anche Lamborghini, può essere qualunque posto, comunque fare più quello che mi piace a me. Però ovviamente sono rimasto colpito anche da questa gita, perché davvero non pensavo, cioè non essendoci mai stato in un'azienda come questa, non sapevo comunque i funzionamenti e tutto, e devo dire che è comunque una bella esperienza. Ecco professore, è proprio questo, per chi poi deve seguire questi ragazzi, insegnargli le basi del lavoro che andranno a fare, incontri come questi sono un aiuto, immagino. Assolutamente, trovo che siano uno stimolo per i ragazzi, soprattutto a continuare la loro attività e a migliorarsi anche all'esterno dell'ambiente scolastico.